Buongiorno da Londra, sono a Spitalfield vicino a Liverpool Street e nonostante sia il 9 dicembre non fa neanche così tanto freddo e c'è una bella giornata. Dato che qui c'è un'altra moneta, c'è il pound e non l'euro e io sono un appassionato di carte, volevo vedere quale fosse la miglior carta per exchange rate, per cambio valuta all'acquisto. Quindi oggi andiamo a fare questo test. Fermiamoci un attimo che vi spiego meglio. Op. Allora, oggi le carte che voglio confrontare sono le carte che porto sempre con me, quindi le mie preferite. Voglio capire con quale conviene pagare quando si è all'estero in cambio valuta. Quindi le carte che confronterò sono Buddy Bank, American Express Gold, Revolut, in questo caso Metal, ma non cambia nulla con quella standard, Curve Black, ma non cambia nulla anche con quella blu, e N26U. Stessa cosa, non cambia niente anche per la versione standard. Ripartiamo alla ricerca. Perché dico la ricerca? Perché la difficoltà di questa sfida sarà fare 5 pagamenti uguali della stessa somma con 5 carte diverse nel più breve tempo possibile, in modo tale da poter andare a confrontare in modo imparziale, centesimo per centesimo, la stessa spesa sullo stesso POS nello stesso momento, però con 5 carte diverse. Comunque adesso sono a Liverpool Street Station, quindi la difficoltà ora è trovare, che ne so, un supermercato dove entro e pago 5 volte la stessa cosa, tipo 5 banane, però le pago con 5 scontrini diversi e 5 carte diverse. Così poi vado nelle diverse applicazioni e vedo qual è realmente, in modo imparziale, il cambio più conveniente. Facciamolo, sembrerà da pazzi per il supermercato o il negozio. So già che mi daranno del pazzo, di sicuro. Intanto ho prelevato 20 sterline, non si sa mai, qualcuno potrebbe essere ancora nel medioevo. Io pago sempre con carta, ma ho sempre dietro almeno 10 euro o almeno 10 sterline. Ma quanti minchia di uffici ci sono! È quasi triste. Comunque sono a City Point, vicino al Barbican Center. Prendo questi, così sono un pound giusto e li uso anche come regalo. Thank you for shopping at Tesco. I've already paid this free and they need to pay this with other two different cards. So because I'm making a video about the interchanges. Okay. Another way of paying. Thank you so much. Okay, no problem. Bye. Bye. Mamma mia, che imbarazzo! Ho fatto fare i salti mortali alla commessa. Ah, Dio, chissà che cazzo si chiedeva lei. Sto malato al cervello che viene qua, compra 5 caramelline con 5 carte diverse. Sono tornato nella mia stanza Airbnb qui a Londra. Come vedete qua c'è il letto e lì c'è la scrivania. E per chi non lo sapesse, sono qui perché l'anno prossimo mi trasferirò qui a Londra. Quindi questa settimana sto cercando case, sto facendo tutte le cose. Per cui se non volete perdervi futuri video da Londra, vi invito ad iscrivervi al mio canale. Però adesso, con l'aiuto del cellulare, delle applicazioni, di tutte le carte, siamo qui per vedere qual è stato il miglior exchange rate tra tutte le carte. Come avete visto, ho fatto un casino per riuscire a pagare con tutte e 5 le carte diverse. Ecco qua i 5 scontrini da una sterlina l'uno. E alla fine le carte che ho confrontato sono queste: Curve, Hello Bank, Revolut, American Express e Buddy Bank. Non sono riuscito a mettere dentro N26 perché ho avuto dei problemi, dato che questa carta era alla prima attivazione e non ricordavo il PIN, perché me l'hanno spedita da poco e prima avevo soltanto la versione gratuita. Però so che l'exchange rate di N26 è uguale a quello di Revolut, quindi alla fine, se volete inserire N26 nella classifica, è alla pari con Revolut. Andiamo a vedere quali sono state le migliori. Io direi che possiamo partire con Curve, quindi andiamo nell'applicazione di Curve e come vedete nella voce Tesco, il supermarket dove sono stato, un pound, una sterlina, equivale a 1,19 euro. Adesso andiamo a vedere le altre. La seconda che andiamo a vedere, facciamo Hello Bank, anche per il conto di Hello Bank è 1,19 euro. Questa cosa mi sorprende perché pensavo che l'exchange rate di questo conto fosse schifoso, invece almeno per una spesa così piccola equivale a quello di Curve. Passiamo a Revolut.
Anche qui 1,19 euro. Quindi per ora sono tutti alla pari. Anche Revolut all'exchange rate, un pound equivale a 1,19 euro. Passiamo a Buddybank e vediamo se anche gli altri due sono a pari merito. Buddybank purtroppo deve ancora contabilizzarlo, però sapevo che avevo 540 euro prima di pagare, quindi me ne hanno tolti 2,38 euro. Penso che qui ci sia stato un errore, perché con Buddybank ho avuto difficoltà a pagare e il pagamento si è andato, si è stato operato due volte, quindi 2,38 euro diviso 2 fa di nuovo 1,19 euro. Quindi anche per Buddybank l'exchange rate è uguale. Poi la cassiera mi ha detto che l'operazione è stata annullata, una delle due operazioni è stata annullata, quindi 1,19 euro me lo rimanderanno indietro sempre nel conto Buddybank. Quindi anche per Buddybank è una parità, manca soltanto l'ultimo, American Express, e questa teoricamente dovrebbe essere molto più cara da quel che so. Andiamo a vedere, e infatti per American Express non è 1,19 euro ma è 1,21 euro. Ragazzi, aggiornamento molto importante, sono passati 2 giorni e nei conti più tradizionali come Buddybank e Hello Bank, adesso li apro e vi faccio vedere, eccolo qua, 9 dicembre, mi hanno addebitato una commissione per il pagamento in altra valuta. Questo qui è il conto di Buddybank, 2 centesimi in più, mentre su Hello Bank, eccoci qui, anche qui 2 centesimi in più, non più 1,19 ma 1,21. Quindi alla fine Hello Bank e Buddybank si piazzano a pari merito con Amex, mentre i conti più convenienti con i quali pagare all'estero sono questi tre: Curve, N26 e Revolut. E il mio consiglio, che è poi anche quello che faccio, è di usare conti come Buddybank e Hello Bank come conti principali italiani, conti correnti normali italiani. Però prima di andare in viaggio il mio consiglio è di farsi un piccolo bonifico su questi tre conti e poi qui all'estero pagare con uno di questi tre, perché è molto più conveniente. Sono pieno di caramelle con questa cosa, un pacchetto lo sto mangiando io, che con il mio ritorno a casa regalerò ai miei fratelli. Quindi Fede, tu che stai montando il video, sai già che ti verrà regalato un pacchetto di caramelle. Federico è mio fratello e mi monta i video, per chi non lo sapesse. Detto questo, come al solito qui sotto in descrizione vi lascio i miei link invita un amico, tramite il quale potete avere dei soldi bonus all'attivazione di una di queste carte. Poi se decidete di passare tramite un mio link io vi ringrazio, perché il bonus viene dato ad entrambi, a me e a voi. Poi se volete seguire tutte le mie avventure londinesi, perché arriveranno una vita di video qui a Londra, ricordatevi di iscrivervi al mio canale. Prima di finire vi invito a lasciare un mi piace se il video è stato interessante, e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!